Eccoci qua, un altro video dell'Inner Side Project. Questa volta siamo sul Monte Plauris, e siamo a 1400 metri di altitudine e dal sentiero 701, direttamente da Tugliezzo, siamo arrivati all'interno, all'inizio dell'anello del Chariguarte. E questa qua è il rifugio di Nobellina, o anche chiamato Casera Chariguarte, insomma. Inutile dire che ci troviamo un po' in difficoltà a dare una valutazione a un rifugio simile. Personalmente non ho mai visto un rifugio così ben tenuto, organizzato, fornito e funzionale. Qua siamo nell'atrio, insomma, nella zona dove si mangia e quant'altro, che è anche cucinino. E ovviamente noi siamo arrivati qui, abbiamo trovato già un sacco di legna pronta, la stufa è qualcosa di formidabile, scalda l'ambiente in maniera veramente eccellente. C'è veramente poco da dire. La cucina è funzionante, attenzione, guardate, l'acqua è corrente, d'accordo? L'acqua della cucina, come l'acqua dei bagni e di quant'altro anche fuori, è collegata direttamente con la sorgente, sorgente che è attiva comunque qui fuori, quindi già due criteri importantissimi, fuoco e acqua, sono stati soddisfatti appieno e questo già basterebbe per renderlo un ottimo posto. Non è finita qui ovviamente. Cercherò di essere sintetico, altrimenti qua potrei starci mezz'ora veramente a fare il video. Per quanto riguarda il ristoro, lascerò che siano le immagini a parlare. C'è veramente ogni cosa. Ok, quei due o tre risotti li abbiamo portati noi, ma qui era veramente pieno di ogni ben di Dio. C'è ogni genere di cosa che possa essere utile, stoviglie, pentole, posate, strumenti, addirittura ludica. Carte da gioco. È qualcosa di incredibile. Mai trovato un rifugio così ben organizzato. E il pernottamento? Andiamo di su. Attenzione alle scale. Il rifugio è diviso in due blocchi, quello che abbiamo appena visto e il piano di sopra. Avete notato? Luce, sia qui che sotto ovviamente. I dormitori sono forniti sia di luce elettrica, sia di parecchi letti a castello. Noi abbiamo contato qualcosa come 20-30 posti letto, pieno zeppo di coperte all'interno degli armadi. Diamo un'occhiata giusto veloce. Ecco qua. Coperte, cuscine, addirittura ancora imbustate. Il tutto gestito veramente bene, nel senso che non abbiamo trovato polvere, non abbiamo trovato muffa, vuol dire che c'è un grande lavoro dietro a questo rifugio. Senza contare, una cosa veramente eccellente, la stufa, d'accordo? Perfettamente funzionale all'interno di ogni dormitorio. C'è questo qui, andiamo a vedere rapidamente anche l'altro. No, chiuso questo. Questo qui, sì, scusatemi, ma veramente ci si perde. Ecco, altro dormitorio, due letti a castello con relativi materassi e anche qui stufa, senza contare una piccola cassapanca con dentro della legna, sempre possibile da rifornire. Bene, detto questo, che è già tantissimo, andiamo di sotto, andiamo le luci, ovviamente. Nei mesi invernali c'è anche un avviso, bisogna sempre cercare di risparmiare la luce elettrica. Adesso siamo a settembre, quindi abbiamo potuto accendere. Qui c'è addirittura un'ulteriore stanza che è stata utilizzata come dispensa, dovesse esserci necessità, anche qui si può dormire, si portano due materassi. Questa è stata un'ulteriore sorpresa, ci sono vivande praticamente dappertutto. Mi sembra che abbiamo detto tutto per quanto riguarda qua dentro, andiamo a dare un'occhiata veloce fuori. Su, vai. Facciamo un giro sul retro, dove per quanto riguarda la strumentazione da campo abbiamo addirittura un capanno degli attrezzi. Ok, ecco qua. Vai via.
vedi se riesce a passare. Ovviamente strapieno di legna tutto quanto. Qui dentro c'è ogni genere di cosa, sia per fare lavori di manutenzione, sia per fare legna, sia per poter scavare campo, qualsiasi cosa. Quindi il rifugio sostanzialmente è estremamente funzionale e può essere gestito da chiunque arrivi qua. Non è ancora finita, come avevamo menzionato. Vieni, vieni, fai attenzione di qua. Legna, legna praticamente dappertutto. Questo è ciò che fa del Bellina, come menzionato prima, un campo base, d'accordo? Acqua corrente. Qui la pescano da abbastanza in profondità e problemi d'acqua non ci saranno mai, d'accordo? Nemmeno d'inverno viene chiuso, l'acqua corrente c'è anche d'inverno, quindi veramente molto ben fatto. E come ultima cosa, ma non ultima, un problema che affligge parecchie persone in montagna, il bagno. Inutile dire che c'è un bagno anche dentro, però momentaneamente è fuori servizio, ma non è necessario, questo va più che bene. Una vecchia turca, c'è addirittura un rubinetto, c'è per poter lavare il bagno, per tirare l'acqua. Attenzione, ovviamente, un piccolo memorandum: se utilizzerete questo bagno, fate attenzione a quando tirate l'acqua, a non lasciare che l'acqua corra avanti, perché si blocca e c'è il rischio che attiri tutta l'acqua della sorgente. Detto questo, sì, il video è stato sicuramente superfluo, il rifugio parla da solo, non c'è veramente nulla da aggiungere, non c'è nemmeno un voto per poterlo descrivere, quindi abbiamo deciso di dare S come voto, che è il massimo, superiore addirittura alla. Questo rifugio funzionale sia come campo base, sia per fermarsi una notte, sia per mangiare qualcosa, senza contare ovviamente il panorama che andremo a dare un'occhiata adesso. L'unica cosa è l'accessibilità, ci sono 3 orette da una parte o da Portis o da Tugliezzo per venire fin quassù, che forse contribuiscono a, come si dice, scoraggiare le persone meno inclini a tenere questi luoghi in ordine e ben organizzati. Detto questo, una speciale menzione a tutti i volontari che veramente lavorano e si spaccano la schiena per tenere questo posto così come l'abbiamo trovato noi, e direi che questo è quanto. Godetevi il panorama perché è veramente meraviglioso. Ci siamo, stai riprendendo? Sì. Ecco, questa è solo una piccola aggiunta, mi sono dimenticato di dirlo prima. C'è addirittura un orto. Qua è della gente che è venuta su, che sono frequentatori più assidui. Ci hanno detto che oltre alla lattugaccia e cose così, avevano piantato anche patate, radicchietto, qualche carota e cose simili. Cioè, per l'autosostentamento questo rifugio, che ha subito tantissime trasformazioni, da un semplice bivacco a una casera, poi a un rifugio e poi fino a diventare questo, dicevo, come autosostenibilità è veramente al massimo. Un rifugio che deve essere visitato a tutti i costi, sempre all'interno dello spirito della montagna ovviamente. E questo è veramente quanto.